Eccoli, benvenuti, buon pomeriggio. Ciao Luisa. Ecco, vedo i nomi che mi appaiono, quindi se non vi saluto è perché non vi vedo o mi scorrete velocissimi. Come state ragazzi? Siete pronti? Ho preparato una cosina oggi molto molto interessante, devo dire. Semplice, corta, ma anche lunga. Che sembra una contraddizione, però in realtà non è, perché corta vuol dire pochi esercizi, lunga vuol dire che dura tanto. Aspettiamo che vi colleghiate piano piano tutti, così poi vi spiego quello che dovrete fare, anzi quello che faremo, perché sarò anche io con voi. Ciao Franco! Benvenuto! Sei carico? La cosa che vi posso già dire è che dovete prepararvi un cronometro ed eventualmente, anzi ve lo consiglio, una penna e un foglio di carta, basta un post-it, ok? Perché vi aiuterà nella esercitazione che andremo a fare. Saremo tutti quanti divisi ma uniti in questo. Oh, bene, Franco. E non vi servono cose particolari. Io, per esempio, mi sono preparato due bottiglie d'acqua da utilizzare come manubri. Se dovete utilizzare i sovraccarichi e i manubri, non caricate, ok? Nel senso che non ci serve un peso alto, ci serve un peso leggero, perché dopo vi spiegherò e lo capirete. Quindi non prendete manubri da 10 kg. Perché non è il caso, ve lo consiglio, poi siete liberi di farlo e provare, ovviamente non è che non c'è una gara sostanzialmente da fare, da rispettare. Ognuno fa quello che si sente, quello che vuole, ovviamente rispettate sempre la tecnica degli esercizi, non sporcate i movimenti, perché rischiate di farvi male, è inutile, soprattutto la postura è la prima cosa da mantenere in quello che poi vi sto per annunciare. Quindi preparate una penna, un fogliettino di carta, un cronometro, un cellulare, un orologio pure quelli da cucina con la lancetta, cioè l'importante è poi fissare bene l'occhio all'inizio e alla fine, e già vi ho dato appunto l'indizio. Oggi praticamente faremo chiamiamola una challenge che io ho chiamato 400 ripetizioni. Saranno quattro esercizi da fare uno dietro l'altro. Per 10 round. Ogni esercizio deve essere fatto, prevede 10 ripetizioni. Quindi 10, 10, 10 e 10. Il primo round sono 40 totali. Per 10 round, 400. Quello che vi chiedo io è di fare, ovviamente rispettando la tecnica e tutto e la vostra salute, nel minor tempo possibile queste 400 ripetizioni, quindi questi quattro esercizi che poi ora vi andrò a illustrare, e alla fine di tutto stoppare il tempo, segnarvi il tempo, e poi sarebbe bello magari che a fine lezione condividiate il vostro risultato, magari dicendo pure cosa avete utilizzato, perché una persona che utilizza solo due bottiglie d'acqua ovviamente ha un vantaggio, una persona che utilizza due manubri da 20 kg ovviamente ci mette un po' di più, ok? Quindi per questo vi ho detto di rimanere. Ciao Walter, ciao Giulia, vi ho detto di rimanere abbastanza leggeri, perché più che altro è un modo per mantenere l'intensità medio-alta, andarla a incrementare piano piano, quindi non sparate subito 2000, perché comunque avete 10 round da fare, quindi tanto siete costretti a rallentare e a fermarvi. Consiglio tecnico: quando vi fermate, che riprendete fiato, fate passare almeno 10 minimo 20 secondi, in modo tale che il corpo recupera un po' di ATP all'interno dei suoi muscoli e vi dà un po' di benzina, anche perché per recuperare tutto ci vorrebbe che stiamo fermi 2-3 minuti, anzi nemmeno. Ok, quindi almeno 10-20 secondi, così riuscite a prolungare poi lo sforzo successivo. Bene, passiamo alla lista, così ve la potete anche segnare, chissà magari durante il giro vi dimenticate, oppure io magari vi sto spiegando altre cose e non ve la rammento. Il primo esercizio sono degli squat con il press verso l'alto. Quindi, prima scendo in squat,
Poi salgo, spingo manubrio, bottiglia d'acqua, kettlebell verso l'alto, riporto sulle spalle e di nuovo scendo in squat. Quindi uno squat più una spinta e un ritorno equivale a 1. Ne dobbiamo fare 10. Quindi numero 1, squat press con quello che avete. Pure le cavigliere volendo possono andare bene. Secondo esercizio, burpees. 10 burpees, però senza schiaffo verso l'alto, solo con un piccolo saltino che tanto dopo lo vediamo nel riscaldamento e senza piegamento, un burpees classico, semplice, ok? Quindi squat press più bottiglie, poi secondo esercizio burpees, dopodiché terzo esercizio skip sul posto, ginocchio sinistro e ginocchio destro, una ripetizione, quindi diciamo 20 ginocchiate verso l'alto o 10 coppie di ginocchiate. Le ginocchia alte verso l'ombelico, quindi niente schippettini bassi, ok? Quarto esercizio, avete la possibilità di scegliere cosa fare. Se fare i sit-up, che sono quell'esercizio dove ci si solleva tutto quanto verso l'alto, da terra, oppure i classici crunch con i piedi a terra. Questo l'ho messo ovviamente per chi magari i sit-up non li sa fare, sono difficili, potete far male, quindi chi vuole può dare tutto con i sit-up oppure col crunch. Una cosa che non ho detto, i burpees possono essere fatti anche in maniera semplice, quelli un po' più semplici, quelli camminati, che tanto ve li faccio vedere tra un paio di minuti, sia perché magari siete stanchi e non ce la fate più, e sia perché magari qualcuno i burpees non li ha mai fatti, oppure non c'ha il fiato per durare, almeno fa la versione semplice, si allena e via, tanto nessuno gli dà un voto, nessuno vi sta lì a puntare o dirà, ok? Quindi ognuno di noi ci si allena. Partiremo insieme. Ed è una cosa importante è questa. Quando io finirò il mio giro, io infatti andrò abbastanza calmo, in modo tale che potrò parlare con voi. Quando io finirò i miei 10 round, avrete altri 2 minuti di tempo dopo di me per concludere. Ok? Quindi io già vado abbastanza tranquillo. In più vi do altri 2 minuti quando finisco, in modo tale che possiate o fare più ripetizioni possibili o eventualmente completare. Qualcuno di voi lo so già che finirà prima di me. Ok? Lo so già, perché siete delle bombe atomiche. Quindi io mi mantengo nel mezzo. Ok, segnate poi tutto. Quindi ripeto, squat, press, burpees, normale o semplificato, skip, quindi ginocchia veloci, sit-up o crunch. Ok, ci siamo? Beh, io direi che possiamo partire. Dobbiamo fare un bel riscaldamento affinché la nostra macchina sia oliata per bene e riusciamo a dare più performance. Qua sotto mi vedete completamente. Allora, ragazzi, iniziamo a ruotare le braccia indietro. Così iniziamo a scaldare bene le spalle, che comunque saranno utilizzate nell'esercizio del press e ovviamente anche nell'esercizio del burpees. Ok? Facciamo ruotare bene l'omero dentro la sua scapola. Così si fluidifica e tutto quanto diventa più semplice. Ok, adesso in avanti, slanciamo e ruotiamo le braccia in avanti. Ricordate, quando ci si scalda sempre l'addome un pochino indentro, la schiena eretta, quindi non siamo curvi, non lasciamo che le cose vadano a caso. Ok, adesso scapole indietro, ruotiamo le scapole indietro, immaginiamo di avere sempre quelle famose penne e disegniamo dei cerchi. Saliamo in alto, andiamo indietro e scendiamo, quindi facciamo ben sciogliere anche l'articolazione della scapola con le coste. E iniziamo qua a scaldare il collo. Vediamo un po' con ognuno di voi cosa riesce a fare, in quanto tempo ci mette. Sarebbe bello proprio vedere nei commenti anche cosa avete utilizzato, quanto ci avete messo. Se poi ovviamente vi è piaciuta questa mia idea di oggi. Così ovviamente ogni volta cerco di farvi divertire, farvi allenare e stare comunque insieme. In avanti adesso, giriamo le spalle in avanti, ci mettiamo il classico cappottino. Bel movimento fluido, slanciato.
Ah, ok, adesso incliniamo il collo a sinistra e a destra. Piano in questa fase perché ancora il collo è freddo, è rigido, quindi è una zona delicata. Non sappiamo poi dall'altra parte dello schermo chi c'è, cosa vede nel vostro collo, quindi andateci cauti. Ok, adesso andiamo in basso col mento. Chi sa di avere delle ernie non deve mai andare in alto, ok? È pericoloso. Quindi chi sa che ha qualcosa che non va, si ferma all'altezza orizzontale dopo gli occhi, altrimenti gli altri possono fare tranquillamente su e giù, ovviamente sempre con delicatezza. Ah. Adesso torsioni del busto, iniziamo a sbloccare un po' tutta la colonna, lasciamo andare le braccia morbide, rilassate, accompagniamo il movimento, non diamo degli strattoni, teniamo bene le piante dei piedi sul terreno, quindi occhio a non scivolare. Fluidi, relax, ok? Dovete intanto pure ascoltare la vostra colonna, che cosa vi dice? Oh, ok, adesso vi inclinate a destra e a sinistra, con la mano destra vi toccate l'esterno del ginocchio destro, con la mano sinistra l'esterno del ginocchio sinistro, la mano che non lavora va verso l'ascella. Accendere un po' di musichina di sottofondo. Nel frattempo che ci scaldiamo, il computer si accende, si scalda pure lui. Respirate, ragazzi, non rimanete in apnea, fluidi, ok? Riscaldamento. Quindi, ok, adesso classico, sedere strizzato in dentro, sedere aperto in fuori. Retroversione del bacino, antiversione del bacino. Facciamo questi movimenti controllati, fluidi, nella massima ampiezza, sia avanti che dietro, cercando quindi di sbloccare meglio e il più possibile la zona lombare, la zona pelvica e compagnia bella. E ne prendiamo anche coscienza, che poi ci serve appunto per muoverci in maniera corretta nello spazio. Preparatevi eventualmente un tappetino o un asciugamano, perché nei sit-up, quelli che faremo come ultimo esercizio, ci potremmo fare male o dare fastidio al coccige, ok? Quindi mi raccomando, zavorratevi, zavorratevi, mettete un qualcosa di morbido e abbastanza spesso per fare appunto i sit-up. Nel crunch invece non vi serve perché comunque siamo con la schiena appoggiata e compagnia. Ah, ok. Beh, adesso femore in fuori, quindi con il piede sinistro siamo ben imbricati per terra, schiena eretta, pancia in dentro e apriamo bene in fuori il femore. Coordinate anche le braccia in modo tale da non perdere l'equilibrio, non lasciare niente al caso, ok? Così sfruttiamo meglio il nostro corpo. Oh, oggi c'è un equilibrio precario. Ok, gamba opposta, sinistra in questo caso, che gira. Girare bene il femore. Fate dei movimenti ampi, no, cercate di non poggiare il piede per terra, ok ragazzi? Così cioè, è più efficace come lavoro. Dobbiamo cercare di migliorare il nostro equilibrio. Cambio verso l'interno adesso, sto salendo sempre sulla famosa bicicletta. Se
Stessa cosa, punch in dentro, con le braccia prendo confidenza in modo tale da mantenere la postura, continuate. Così mettiamo la musica. Allora, eccola qua. Cambio gamba. Sinistra. Stessa cosa. A sinistra, ok. Adesso piedi paralleli, mani sulle ginocchia. Scaldiamo bene l'articolazione sia delle ginocchia che della caviglia, producendo questi movimenti verso l'interno dei cerchi, verso l'interno. Adesso verso l'esterno, quindi apriamo, quindi produciamo delle, chiamiamole extra rotazioni. Ok, piede destro, spingo in basso, spingo in alto, così scaldiamo la flesso estensione della caviglia. Che poi nello squat è molto importante, perché se abbiamo le caviglie che sono bloccate, non possiamo scendere più di tanto. Se scendiamo più di tanto andiamo a forzare altre articolazioni e le roviniamo. Quindi ognuno di noi ha il proprio squat che deve utilizzare, ok? Cambio. Piede sinistro. Perfetto orario, ora vediamo un po' tutti gli esercizi, però prima facciamo un paio di plank così almeno e scaldiamo bene anche la parte centrale del corpo, iniziamo a pompare il sangue. Stop! Bene, come ho detto andiamo in plank adesso. Chi non lo sa fare, non lo conosce, può stare anche con le ginocchia appoggiate che sono dietro il bacino, quindi non siamo a quattro zampe. Siamo sempre stesi, i gomiti comunque stanno sempre sotto le spalle perpendicolari. Questo è il plank semplice oppure il plank normale. Strizzo e sedere, vado in retroversione, quindi annullo la colonna curva lombare e sto appoggiato sui gomiti. Punch in dentro, spingo bene il terreno in modo tale che non cado. Riposo. Adesso, ultimo esercizio, poi andiamo in quelli specifici. Plank sulle mani, però porto il piede all'esterno. Vedete come poggia con tutta la pianta? È quello che voglio vedere. E deve essere quasi all'altezza delle mani. Facciamo 10 movimenti. 1, 2, 3, 4. Punch indietro forte, 5, 6, poi tutta la pianta, 7, 8, 9 e 10. Allora, ripetiamo. Cioè, cosa dobbiamo fare? Ci sarà quindi uno squat da fare. Quindi, talloni in dentro, punte leggermente in fuori, gambe oltre le anche, quindi non piedi stretti. Dopo uno squat salgo, avrò i manubri o le bottiglie d'acqua nelle mani, faccio un press verso l'alto e questo equivale a 1. Scendo con le bottiglie sul petto, inspiro e scendo, vado di nuovo in squat, soffio e salgo. Questa dovrebbe essere l'esecuzione corretta. Ok? 10. Adesso io prendo le bottiglie d'acqua e ne facciamo 10 insieme, così scaldiamo meglio le articolazioni, le prepariamo, così vediamo tutti gli esercizi e poi
partirà la sfida contro voi stessi. 3, 2, 1. Inspiro e scendo, soffio, salgo e spingo su. Le spalle rimangono sempre verso il basso, cioè non andiamo a togliere spazio al collo, ma siamo sempre con il collo fuori. Altre 3, 1, scendo, scendo, su, 2, scendo, scendo, su, 3. Ok? Questo è il primo esercizio. Poi, i famosi burpees che tutti li odiamo. Allora, usando lo squat come transizione, poggio le mani a terra, slancio le gambe nella versione burpees classica. Ritorno in squat con i piedi poggiati, torno su. Ok? Non c'è schiaffo in alto, c'è soltanto un piccolo saltino per poi di nuovo scendere subito in basso e rendere tutto più fluido. Ok? Chi non se la sente, chi sa che non ce la fa, fa il burpees semplice. Poggio giù le mani, gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra, torno su. Per tutti, addome forte, mani che spingono il terreno. Ne facciamo 5 di burpees. 3, 2, 1, scendo, poggio le mani, slancio, ritorno, piccolo saltino, scendo subito giù. Ok? Ricordate? La versione semplice, cammino, 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 squat su, ok? E il burpees l'abbiamo visto. Dopo i burpees abbiamo lo skip ginocchia alte. 10 coppie, quindi 1, 1, 2, 2, fino a 10. Usate un ginocchio per contare. Quindi petto in fuori, spalle indietro, pancia in dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Il ginocchio deve salire a questa altezza, non più in basso, altrimenti non è uno skip, è un mini skip. Ok? Ne facciamo altri 5, va? 1, 2, 3, 4, 5. Con le braccia, questo è il movimento da seguire. Ultimo esercizio dei 4. O il sit-up, quindi piedi ben poggiati per terra, pancia in dentro, schiena eretta quando salgo, vedete come salgo dritto, quindi non sono incurvato, mai, mai, non è la testa che fa salire, è questo muscolo qui dentro. Inspiro e scendo, poggio con le spalle, soffio e mantengo la schiena eretta. Questo è un sit-up regolare. Ok? Ricordate qualcosa sotto al sedere per evitare di farmi male al coccige. Ok? Chi invece sa che non ce la fa o ha problemi a farlo, produce 10 crunch con le ginocchia piegate. L'avete già fatto tante volte, pancia in dentro. Gomiti larghi, mani dietro la testa, soffio con la strizzatura dell'addome in dentro. Quando salgo, soffio. Inspiro, scendo, soffio e salgo, senza dare strattoni, ok, con le braccia. Le braccia servono solo da mantenimento della postura. Bene, preparate i vostri manubrietti o quello che avete scelto di utilizzare, preparate il vostro timer, perché al mio via tutti quanti noi dobbiamo far partire il timer. Quindi 10 squat press, 10 burpees come volete farli, semplici o normali. 10 skip, quindi 10 coppie di ginocchia, 10 sit-up o 10 crunch. Oh, allora. Pronti ragazzi? Inizia la sfida contro noi stessi. Se mi parte il cellulare. Oh, ok. Ora sì, ora mi piace. Quindi, pronti? 3, 2, 1, via. Voi partite. Ok, squat, potete dare un'occhiata a me. 1, 1, 2, 2, pancia in dentro, petto in fuori, gambe larghe. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,
9, 9, 10, 10. Adesso 10 burpees, io li faccio regular per adesso. 1, 2, 3, 4, pancia in dentro forte, spingo via il terreno, 5, addome in dentro, 6, slancio bene le gambe, 7, 8, 9, 10. Adesso 10 skip, 10 ginocchiate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Adesso 10 crunch oppure sit up, io faccio i sit up, 1, 2, 3, 4, 5, pancia in dentro fuori, pancia in dentro petto in fuori, 6, 7, schiena retta, 8, quindi non vi incurvate, 9, 10, si ricomincia, primo giro dei 10, 40 ripetizioni andato, altri 10 squat to press, 1, 2, 3, ginocchia larghe quando scendo, 4, soffio quando salgo, 5, 6, guardate i miei gomiti, 7, 8, 9, 10, 10 burpees, vi faccio vedere quelli non difficili, scendo giù, 1, 2, uso lo squat come transizione, 3, gambe larghe, 4, ritorno con le piante per bene a terra, 5, 6, pancia in dentro forte, 7, vedete io vado più calmo, 8, così avete tutto il tempo, 9, 10, 20 ginocchiate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che per 2 fanno 20. Faccio vedere i crunch adesso, 1, 2, strizzate bene, andate piano nei crunch, 3, perché dovete soltanto sentirli, 4, pancia dentro forte, 5, tiro il mento indietro, 6, 7, 8, 9, 10, e il secondo round è andato, ne mancano 8, di nuovo squat press, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 burpees, faccio quelli completi adesso, 1, 2, 3, 4, 5, usate sempre lo squat, 6, scendete subito in basso, 7, andate giù, vedete così, 8, tutto il tallone poggiato per terra quando siete in squat, 9, 10, 10 colpi di ginocchia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subito giù, 10 sit up o crunch, 1, 2, 3, 4, soffio su, 5, petto in fuori, schiena retta, 6, 7, guarda me, 8, per la schiena, 9, 10, terzo round, andato, si inizia il quarto, almeno io inizio il quarto, voi so che siete già avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 burpees, 1, 2, 3, 4, tieni sempre larghi quando tornate in squat, così vedete, 5, lasciate forti, 6,
7, 8, 9, 10, skip, 20, ginocchiate o 10 coppie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sit up, siamo fino al quarto giro io, 1, petto in fuori, schiena dritta, 2, piedi ben poggiati, 3, non staccatevi, 4, 5, 6, 7, vedete? Io non strappo, 8, 9, 10, siamo a metà, io, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, guardate bene come allargo le ginocchia mentre scendo, 6, 7, 8, 9, 10, 10 burpees, ricordate la versione camminata semplice, 1, 2, non cadete in basso con la schiena, con il bacino, mai, alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 coppie di skip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sit up. 1, 2, guardate come sono ben eretto, anche quando scendo, 3, 4, 5, 6, soffio e salgo, inspiro e scendo, 7, 8, 9, 10. Ok, sesto, squat press, 3, 2, 1, allargo le ginocchia, scendo, salgo su, spingo su, 1, poggio sulle spalle, scendo, in squat, salgo, 2, vedete dove poggio sulla parte anteriore, 3, delle spalle, gomito sempre sotto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ragazzi, se per esempio avete finito, ok? Continuate a fare altri più altri giri, ok? Non vi fermate. Un burpees, due burpees. Quindi vedete di superare il vostro limite. 3, 4, ricordate che 5, se volete riposare 10-20 secondi al massimo, 6, 7, slanciate bene le gambe, pancia dentro forte, 8, 9, 10, 10 skip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ginocchio alto, sempre a questa altezza, 10 sit up, finisco il sesto giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspiro e scendo, soffio e salgo, schiena eretta, 9, 10, me ne mancano 3, piedi punta in fuori, tallone in dentro, sulle spalle, gomiti sotto, 1, 1, 2, 3,
4, 5, 6, pagine dentro forte, sempre, 7, guardate lo squat, 8, voi scendete fin dove? 9, il corpo in modo naturale vi fa arrivare senza sforzare, 10, 10 burpees, settimo round, 1, 2, ricordate posso camminare, 3, ok? Per farlo più semplice, 4, 5, 6, 7, subito vado giù, vedete? 8, vedete? Adesso scendo subito giù, 9, perché il frenare troppo in alto fa stancare le gambe, 10, quindi skip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boom, 10 tap o 10 crunch come ho sempre detto, ok? Tanto lo sapete dall'inizio, 1, 2, 3, 4, 5, schiena dai più forte, metti un fuori, 6, 7, 8, 9, 10, ne mancano 2, quindi 9 e 10. Se avete bisogno di più peso per le braccia, se ce l'avete a disposizione, prendetelo ragazzi, ok? Siete liberi, dosate in base alle vostre sensazioni, ma rispettate sempre la tecnica e la postura. Quindi quando salite dal press, non sfanciate, mai. Meglio fermarsi, recuperare e farlo corretto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pancia dentro forte, 8, sia quando scendo sia quando salgo, 9, inspiro, scendo, soffio e salgo, 10, 10 burpees, 1, gambe larghe, 2, slancio per le gambe, boom, ritorno subito, 3, ok, guardate, sono sempre in uno squat, ragazzi, tutta la pianta appoggiata, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, skip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, sit up, 1, metto in fuori schiena dritta, 2, 3, guardate anche come si tengono le mani volendo, 4, oppure potete slanciare per darmi una mano, 5, o tenerle stese, 6, metto in fuori, 7, 8, 9, 10, ultimo round per me, poi vi do altri 2 minuti quando finisco, penso di essere l'ultimo, poi li perdono i conti, 3, 2, 1, chi finisce ha già finito, può continuare, 1, 2, tanto so già che 3, per esempio un franco mi ha già superato, è doppiato, 4, 5, lui è un cannone rispetto a me, 6, 7, 8, 9, 10, burpees, 1, 2, 3, lanciate bene le gambe, spingo bene le mani in modo tale da non cadere, 4, sempre arrivo e scendo in squat, talloni poggiati, sempre, 4, 5, 6, vedete? Non sono con le punte, i talloni sono elevati, 7,
8, 9, schiena dritta, 10, 20 skip, gli ultimi, cioè 10 coppie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sit up. Io sono a 15 minuti e 50 di lavoro, ovviamente sono rimasto più blando. 1, per potervi stare vicino. 2, parlarvi. 3, 4, 5, petto in fuori, schiena eretta. 6, 7, 8, 9, 10. Io ci ho messo 16 minuti e 20 secondi. Vi do da adesso in poi 2 minuti o per arrivare il più vicino possibile ai 400, o volendo mi potete ancora continuare a superarli, oppure completare i 400 in 2 minuti, quello che vi manca. E siccome poi abbiamo dell'altro tempo, perché io mi tengo sempre basso in modo tale poi da aggiungere dopo, non è finita qua, vi farò poi recuperare un paio di minuti e facciamo un altro lavoro. Un minuto e mezzo. Oh, spero che abbiate bevuto dell'acqua nel frattempo, Anzi, la bevo così, vi faccio vedere. Se invece state riposando già come me, abbeveratevi un po' di più. Spero che abbiate preso il tempo, l'abbiate segnato. Se avete continuato, contate anche le ripetizioni che avete fatto in più dei 400, ok? Io non vi do mai un limite, voi potete sempre andare oltre, ok? Queste sono sempre delle idee di allenamento, ok? Sto cercando di stare nel mezzo tutti quanti. Però, chi vuole continuare può ancora continuare. 30 secondi allo stop. 19, dai, ci siete. Dieci secondi, ragazzi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop, ragazzi. Vedete il vostro tempo subito, bloccatelo, segnatelo, in modo tale che poi sarebbe bello vedere cosa avete combinato con quanto peso, ok? Adesso vi do giusto 2 minuti a asciugarvi, bere l'acqua, pulire per terra se c'è del sudore, perché potreste scivolare, quindi questi 2 minuti riprendete un po' di fiato, ok? Siccome avanza del tempo, ripropongo un allenamento mirato sul petto, dove faremo sempre 10 ripetizioni, sia che siamo stanchi sia che non siamo stanchi. Ovviamente i piegamenti li farete anche sulle ginocchia, per chi ovviamente non li sa ancora fare bene, non li sa fare completi. Non è detto che dovete andare a toccare col petto per terra, l'importante nei piegamenti mi basta anche che arriviate, guardate qui, con il petto all'altezza dei gomiti, ok? Poi chi va più giù, buon per lui, perché è un piegamento completo. Però piano piano lavoriamo tutti. Faremo 6 serie di 10 piegamenti l'uno, non di velocità, di tecnica. Ogni dopo aver fatto 10 ripetizioni ci fermiamo soltanto 30 secondi. Quindi sarà un affaticamento sempre graduale. Questa è una tecnica che io utilizzo per migliorare il mio numero maggiore di ripetizioni di un esercizio, per esempio. Perché è inutile andare a spompar subito e poi dopo... Le chiamo, diciamo, come nella corsa, sia che sia veloce o che sia lenta di fondo, si chiamano le ripetute,
Ok? E noi le attiviamo invece sui piegamenti, quindi rimaniamo sempre sotto soglia, però poi con un minimo riposo di 30 secondi cerchiamo di aumentare la potenza. È un modo, è uno dei miei tanti modi. Ok, io direi che vi siete anche riposati abbastanza. Pronti? Ricordate i piegamenti, mani oltre le spalle, un passo e un passo. Quindi se queste sono le mani strette, facciamo un passo. Un passo, come vedete potete tenere le ginocchia oppure andare sulle punte dei piedi. Ok? Ah, sta guardando. Cosa dovete fare? Piegare i gomiti, andare in avanti con il petto, salire su e tornare indietro. Quindi non dovete andare con la faccia in mezzo alle mani, ok? Lateralmente la visione è questa, sia con le ginocchia che con le punte stese, è questa, andare in avanti. E i miei gomiti non sono all'altezza delle spalle, i miei gomiti sono sempre indietro quando scendo. Mi raccomando, se vi fracassate le articolazioni. Bene, 6 serie, 10 ripetizioni, 30 secondi di lavoro, 3, 2, 1, via, 10, 1. Andate lenti e controllati. 2, 3, soffio e salgo. 4, ascelle strizzate. 5, 6, seguite il mio ritmo. 7, strizzate il sedere. 8, inspiro e scendo, soffio e salgo. 9, 10, 30 secondi di riposo. E il primo è andato. Vabbè. 20 secondi, rimanete già lì con le mani, ragazzi, perché io mi posiziono in maniera veloce. Voi non so ovviamente quanto tempo avete bisogno, così partiamo subito insieme. Iniziamo a posizionarci, mancano 10 secondi. Tenete il collo fuori dalle spalle, mi raccomando, quindi non fate come Maurizio Costanzo. 3, 2, 1, altre 10. 1, scapole che vanno indietro. 2, pancia in dentro. 3, sedere strizzato. 4, soffio quando salgo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 secondi. E il secondo round è andato. Ne mancano 4, quindi alla fine faremo un 60 piegamenti. L'altra volta scorsa io per esempio ho proposto invece un 100 piegamenti. Sempre così, alla fine, verso la sesta serie in poi, arrivavi alla nona e alla decima con un certo affaticamento importante. Pronti? Mani poggiate, gambe stese o ginocchia poggiate, scapoli indietro, 3, 2, 1, e alla terza questa. 1, pancia dentro forte, 2, sedere strizzato, 3, non stendete tutti i gomiti. 4, lasciate un po' qualche grado di movimento. 5, 6, sentirete maggior carico. 7, sul petto, ma proteggete anche il gomito. 8, e le spalle. 9, 10. Ricordate che in questa fase è bene andare lenti, ok? Perché 10 possono essere per alcuni poche, per alcuni tanti, però ovviamente dosateli. È la tecnica che mi interessa. Sentire la spinta del petto e non lavorare con altre articolazioni o muscoli che non ci servono in questo caso. Pronti? Quarta serie. 3, 2, 1. Inspiro e scendo. Soffio e salgo. Vado in avanti. 2. 3, 4, 5, 6, 7, potete poggiare le ginocchia, 8, ricordate, se siete stanchi, 9, 10, mancano 2 round. Ricordate che se usate troppo le spalle vi fanno male poi i polsi, ok? Quindi cercate di dosare su tutto il corpo il carico. Ovviamente qui nelle ascelle dure. Pronti? 3, 2, 1, quinto round.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piano quando scendete, 8, allentate piano piano, 9, 10, 30 secondi, era la quinta? L'ultima, ragazzi. Mi raccomando, se avete sete, bevete un sorso. Mai avere la sete. 10 secondi e si riparte l'ultimo round. Ok. 3, 2, 1. Inspiro e scendo. 1, soffio e salgo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, riposo. Ah! Non si bloccava. Allora, vediamo un attimo. Vi faccio fare, per chiudere e andare a spaccare la parte alta, anzi no, non la parte alta, perché tutto il corpo, scusa, mi mantengo sempre basso. Andiamo a fare lo switch climber, in modo tale che stanchiamo ancora le gambe, manteniamo tutto il carico sulle spalle, quindi andiamo ancora di più a stressare la parte alta, che con il lavoro di prima, dell'inizio, delle 400 ripetizioni, è una chiusura perfetta. Cosa faremo? Lo switch climber è questo. La versione semplice è quella che abbiamo fatto nel riscaldamento. Portare la pianta del piede a fianco alle mani, ritornare indietro e poi andare dall'altra parte. La forma, diciamo, più performante è saltata. Quindi tutto il carico deve stare sempre sulle mani, le ascelle sono strizzate. Questa è la forma più atletica. Scegliete quale fare. Un minuto continuo, ok? Pancia in dentro, spalle che spingono bene il terreno, ascella strizzata, gambe leggere, o lente o saltate. Io da qui in poi non parlo, perché se parlo ne faccio due e muoio per terra e non vi riesco a tenere, ok? Un minuto, o comunque parlerò poco. Pronti? In posizione, 3, 2, 1, da plank, 1, tutta la pianta del piede, il tallone deve poggiare all'esterno delle mani, lo vedete? Tutto l'addome è in dentro, se siete stanchi portate i piedi all'esterno, ok? Ah, qui tutto il palazzo sta traballando. 30 secondi. Quindi potete alternare, ragazzi. Venti secondi. Quindi vi consiglio di fare un po' e un po'. Ultimi secondi, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ora abbiamo veramente finito. Ci siamo, sì.
Veniamo a noi. Ragazzi, bevete, sudori e venite qui che ci salutiamo. Ah, che bello, mi faccio una bella doccia. Bei respiri. Come vedete, io parto sempre con un'idea, poi in base a quello che riusciamo a fare, se abbiamo del tempo in più, mi piace poi inventarmi le cose sul momento, invece che magari fare, programmare una cosa e poi non riuscirla a fare. Però è sempre tutto coerente e concatenato, ormai per me è ovvio, è naturale fare una cosa del genere. Allora, spero che vi sia piaciuta la sfida a tempo delle 400 ripetizioni, quasi quasi ve la riproporrò in versione diversa, magari con qualcosa di più, cambiando gli esercizi, perché a me è piaciuto molto. Ovviamente io sono andato più piano, sia perché se vado al massimo non potevo parlarvi, e poi non avendo pure troppi sovraccarichi, non aveva senso, se non arrivavano, ognuno rimaneva per sé ed era brutto. Quindi vi ho dato appunto la mia era una media intensità, ok? Infatti sì, sono sudato, però so che potevo fare molto di più. So che molti di voi hanno fatto tantissimo, morto, finito un minuto prima di te, ma soffrendo. Bravo Franco, ma sono sicuro che tu avevi pure un sovraccarico maggiore rispetto al mio. Me l'aspettavo, infatti l'avevo preannunciato, quindi metto subito le mani avanti. Spero che abbiate preso il tempo, mi farebbe piacere sapere quanto ci avete messo. Ma proprio scrivete anche cosa avete utilizzato, ok? Così vediamo tutti quanti voi che cosa avete combinato. Ricordate che è una sfida contro voi stessi e non contro nessun altro. Ognuno per sé, Dio per tutti. Spero che tutto quanto siate stati bene in mia compagnia, ci rivediamo la prossima volta mercoledì, sempre su questo canale per Evo Circuit Spartano. E fatevi la solita birretta, mi raccomando, abbassate i battiti piano piano, rilassatevi. E che dire, grazie della vostra presenza, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18, sempre qui, staremo insieme. Ciao.